Sono 167 i comuni al voto in Campania in questa tornata elettorale di giugno. Si vota dalle ore 15 alle 23 di oggi e poi dalle 7 alle 23 di domani 9 giugno. 18 in Campania i comuni sopra i 15.000 abitanti che dovranno rinnovare le cariche amministrative con eventuale ballottaggio previsto già per domenica 23 e lunedì 24 giugno. In Italia in totale 3.700 i comuni che dovranno andare alle urne, 27 i capoluoghi di provincia. Salerno è la provincia più ampia che porta al voto i cittadini di ben 47 comuni su 158 totali. Insieme al voto amministrativo c'è ovviamente anche quello per le cariche del Parlamento europeo. Ma veniamo nello specifico ai tre comuni dell'Agro Nocerino in cui i cittadini vanno alle urne. A Sarno sono in tre a sfidarsi per il ruolo sindacale: Giovanni Cocca, Vincenzo Sirica, Francesco Squillante in ordine alfabetico. Cocca, ingegnere, a 50 anni, è stato già candidato a sindaco nel 2019, si presenta con liste civiche di centrodestra, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Liberi e Democratici, Sarno Civica e Prima Sarno. Sirica è avvocato, consigliere dell'ordine dal 2019 al 2023, il suo è un progetto civico che guarda molto al settore ambientale, sostenuto dalla lista Con Noi. Squillante, broker assicurativo, 49 anni, è stato assessore al bilancio nell'ultima formazione di governo cittadino, presenta 6 liste: Partito Democratico, Partito Socialista, Italia Viva, Base Popolare, Impegno e Passione, Squillante sindaco. Passiamo a Nocera Superiore, c'è la carica dei potenziali 20.000 elettori per 256 candidati al Consiglio Comunale. Per il ruolo di sindaco si presentano Enrico Bisogno, Gennaro Dacunzi, Rosario Danisi, Gaetano Montalbano. Dopo l'iniziale esclusione di alcune liste, il TAR ha riabilitato le stesse, quindi non ci sono state defezioni ai nastri di partenza. Bisogno, avvocato penalista, 51 anni, si presenta con 6 liste a supporto: La Nostra Terra, Più Rete, Avanti, Città Libera, Comunità Italia Nocera Superiore, Viva Nocera Superiore. Dacunzi, 50enne, neurochirurgo, è accompagnato da 5 liste di estrazione civica. Si tratta di Nocera E Superiore, Ci Siamo, Adesso, Oltre, Movimento Legalità e Trasparenza. Danisi è il più giovane del lotto, 44 anni, impiegato alla stazione marittima di Salerno, si presenta con 3 liste: Direzione per il Bene Comune, Progressisti e Nocera Superiore per i Giovani. Montalbano, 68 anni, medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, già sindaco 2 volte, presenta invece Forza Italia e Noi Moderati, le 2 liste con cui va al voto. Veniamo a San Marzano sul Sarno, che dovrà eleggere i suoi 16 consiglieri. Alla fine di un periodo pieno di incertezze e polemiche si sono candidati in 4 2 donne, Margherita Oliva e Carmela Zuottolo, rispettivamente con le liste Almamente per San Marzano sul Sarno e San Marzano Siamo Noi, e 2 uomini, Andrea Annunziata con la lista Vivi San Marzano e Franco Grimaldi con Agire con Franco Sindaco. Torniamo alle altre città salernitane. Oltre a Sarno c'è la Superiore San Marzano, sul Sarno si vota anche a Baronissi e Capaccio Pestum, città con più di 15.000 abitanti e quindi a rischio ballottaggio, e poi in centri medi o piccoli, e quindi Sala Consilina, Vietri sul Mare, Bellizzi, Oliveto Citra, San Cipriano Picentino, e poi Tramonti e in ordine alfabetico Ascea, Atrani, Auletta, Bello Sguardo, Caggiano, Campora, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione dei Genovesi, Cuccaro Vetere, Felitto Furore Futani, Gioi, Lauretana Cilento, Minori, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Omignano Ottati, Perdifumo, Ricigliano, Rofrano Salento, Salvitelle, San Mauro Cilento, San Pietro Altanagro, San Rufo, Torchiara, Torrata, Torre Orsaia e Valle dell'Angelo.